noi non siamo promotori di una grazia che non possiamo offrire noi, ma che solo Dio offre, e la offre a tutti quanti per mezzo della fede in Cristo Gesù. E per la fede si ha possibilità di poter avere accesso a questa grazia. Non c'è altro strumento, non c'è altro modo per potersi avvicinare a Dio. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, leggiamo proprio di come Dio si compiace di coloro che si accostano a Lui per fede. E leggo il verso 6. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Abbiamo ricevuto il perdono dei peccati, la salvezza. Credo che possiamo testimoniare che un tempo eravamo ciechi, non vedevamo, ma la luce della parola ha rivelato ai nostri cuori l'amore di Dio e la grazia in Cristo Gesù, e siamo stati resi partecipi di questa grazia. Ma il punto è questo: dove siamo? Siamo ritornati ai nostri impegni per non avere più il tempo di dedicarci nell'opera del Signore. Certo, tutto quello che siamo chiamati a fare è necessario che lo facciamo, ma ci sono momenti, c'è un tempo dove siamo chiamati davvero a fare la cosa più importante. Per questo cieco, in questo giorno, avendo udito che passava Gesù, era necessario smettere di mendicare per stare lì a gridare, a richiamare l'attenzione del Maestro, perché poteva ricevere molto di più di quello che le piccole elemosine potevano in parte soddisfare il suo bisogno. Noi abbiamo conosciuto colui che soddisfa pienamente il nostro cuore.